1949, quando Papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria Virgo Fidelis patrona dell'Arma dei Carabinieri, fissandone la ricorrenza al 21 novembre, data in cui viene celebrata la festa liturgica della presentazione di Maria Vergine al Tempio, e ricorre l'anniversario della battaglia di Culhualber. Nella cattedrale di San Sabino a Bari si è tenuta la celebrazione della Maria Virgo Fidelis con le massime cariche regionali delle forze dell'ordine istituzionali. A fare gli onori di casa il generale Ubaldo del Monaco, da un paio di mesi alla guida della Legione Carabinieri Puglia, che ha voluto sottolineare come la celebrazione sia legata anche alla giornata dell'orfano. Con l'Arma dei Carabinieri si prende cura attraverso l'opera nazionale di assistenza per i militari orfani dell'Arma dei Carabinieri di ben 1300 ragazzi, e ci tengo a sottolinearlo, grazie al contributo di ciascun singolo carabiniere segue questi orfani per tutto quanto l'iter scolastico fino anche al conseguimento della laurea. Ha parlato di fedeltà invece Monsignor Giuseppe Satriano nella sua omelia dedicata all'arma. A fine celebrazione invece la benedizione delle derrate alimentari offerte dal Comando Provinciale di Bari all'Arcidiocesi per la successiva distribuzione alle famiglie più bisognose del territorio. Il tema è importante perché la fedeltà costruisce i nostri rapporti, costruisce il nostro senso civico, costruisce la nostra capacità di una prossimità reale all'umano che oggi è molto in crisi a causa delle guerre, a causa dell'individualismo, a causa di una sorta di egoismo che pervade la vita di tutti noi.